Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta parte, sottoparte C, del corso di azzeramento di informatica. Questa parte in realtà è stata realizzata circa un anno dopo e in particolar modo ci occuperemo dell'installazione di Python che era già stata vista in precedenza, però finalizzata esplicitamente al corso di informatica del primo anno, che a partire dal 2020-2021, il Politecnico di Torino, che a partire dal 2020-2021 utilizza Python anziché il linguaggio C come in precedenza. Quindi vedremo qui l'installazione di Python, PyCharm Edu, che è la versione di PyCharm che verrà utilizzata all'interno del corso, e poi vedremo anche molto brevemente Python Tutor, che verrà utilizzato anch'esso nel corso, e anche qualcosina di REPL.it, che è un altro sistema per diciamo, per la gestione del codice. A differenza degli altri filmati del ciclo di azzeramento di informatica, questo filmato è ottenuto, anziché in piano sequenza, completamente in piano sequenza, ottenuto con montaggi. Quindi sono varie parti montate assieme, perché vedremo tutte queste operazioni di installazione e utilizzo sia sotto Windows, sia sotto macOS X che sotto Linux. Nel caso di Linux verrà realizzata una nuova macchina virtuale basata su Linux Ubuntu 20.04 e la macchina virtuale nuova verrà anch'essa rilasciata esattamente come in precedenza era stata rilasciata la 18.04. In questo modo chi partirà con il primo anno di informatica tra breve, tra una settimana da quando io giro questo filmato avrà a disposizione tutto il materiale necessario per utilizzare PyCharm, per installarlo e per utilizzarlo direttamente. Windows 10. Vediamo dunque come installare Python su Windows 10. Vedete che io sono andato sul sito di Python e dopodiché vedete che io potrei fare download di qua oppure anche di qua. Per cui procediamo subito. Salviamo il file. Vedete che è salvato, quindi lo mettiamo qua, lo lanciamo. Vedete che lui mi dice install now to install Python with default settings, che direi che è quello che mi serve. Io aggiungerei anche il percorso qui e dopodiché procediamo con questo. Allora, ovviamente lui mi chiede se posso fare modifiche. Sì. Impiega un attimo. Soltanto ancora qualche secondo. Ricordo che Python è un linguaggio interpretato. Notare che io qui ho, questo è lo stesso computer che avete visto nei precedenti filmati da cui ho disinstallato Python proprio per farvi vedere, rivedere l'installazione in modo separato. Va bene, close. E quindi siamo sostanzialmente a posto. Adesso vedrete che adesso andremo a verificare il tutto. Vedete che qui noi dovremmo avere Python qui da qualche parte. Vediamo un po'. Ecco qua, vedete, Python 3.8 e qui in mezzo vedete che abbiamo tutta una serie di cose relative a Python, però normalmente noi non lo useremo in questo modo, bensì lo useremo per esempio da linea di comando. Allora, qui vedete che, ripeto, queste sono cose che noi abbiamo già visto nei precedenti filmati, comunque questo è il command prompt. Se io adesso faccio Python Enter, vedete che lui mi dà effettivamente la shell di Python, quindi io per uscire faccio quit ed è tutto a posto. Bene, a questo punto Python di per sé è funzionante. Ora, procediamo con l'installazione di PyCharm. Allora, come vedrete più in dettaglio nella parte relativa al Mac, noi useremo PyCharm nella versione Edu in laboratorio. Okay? Siccome è su un sito web diverso dalla community, dalla professional,
io procedo direttamente a scaricare la versione Edu. Ma vedete che lui mi ha mandato qua, questo lo possiamo chiudere, tanto non serve. Vedete, download free, benissimo, quindi scarichiamo PyCharm Edu, Edu naturalmente sta per Educational. Ok, questo lo possiamo chiudere. Procediamo a scaricare. Scaricato, salvare. Procediamo. PyCharm Edu. Ok, installiamolo. Anche lui mi chiede di effettuare delle modifiche. Io gli dico di sì. Ecco, questo è il folder, cioè la directory in cui lui chiede di essere installato. Va bene. Vedete Program Files, Next. Allora, vedete che c'è un chiede alcune cose. Per esempio, add launchers dir to the path, sì. Python 3.8, creare l'associazione al file.py, quindi quando io ho un file.py, lui automaticamente lancia Python. E poi mi dice se voglio creare il desktop shortcut. La scorciatoia di desktop è una cosa del genere, tanto per intenderci. Ma secondo me non è così importante. Ciò non toglie che, boh, no, lasciamo stare. Ma sono incerto. Va bene. Mettiamolo. Ok, questa è la directory, adesso installa, vedete che mi ha realizzato lo shortcut. Adesso dobbiamo procedere, ancora qui un attimo di pazienza ancora. Come potete vedere, l'intero procedimento è piuttosto veloce, abbiamo impiegato pochissimo tra installare Python e PyCharm. Allora, vi ricordo, lo vedremo più in dettaglio nella parte del Mac, ma comunque PyCharm è un IDE, quindi un Integrated Development Environment, cioè un ambiente per lo sviluppo che si appoggia a un compilatore, in questo caso un interprete, per riuscire a diciamo, gestire la compilazione dei sorgenti. Ora, io qui non posso fare reboot now perché, come potete vedere, sto registrando con OBS e quindi la registrazione si bloccherebbe ovviamente. Quindi, I want to manually reboot later, ma voi potete tranquillamente fare reboot now. Bene, a questo punto abbiamo installato tutto. Il vantaggio del reboot è che vi permette di avere il path, cioè il percorso attivo per cui voi lo lanciate e lui funziona. Per esempio, se io adesso provo a fare cmd e faccio PyCharm, vedete che non lo trova. Ok? Sì, qua mi dà in realtà un altro errore, ma questo è un altro discorso. Ora, proviamo a lanciare questo. Eccolo qua, ovviamente così, don't send, almeno voi fate come volete naturalmente, ma io preferisco non mandare dati, è ovviamente un'opinione personale. Allora, vedete che qui è lo studente, qui è il docente, andiamo pure come studente, va benissimo. E ci siamo, vedete adesso noi facciamo un nuovo progetto. Allora, vedete che innanzitutto dobbiamo decidere dove posizionare i nuovi progetti. Allora, io francamente più che in Users Mount to PyCharm Projects farei una directory, preparerei una directory direttamente sul desktop e quindi io farei una cosa del genere, vado a cercare desktop e poi, quindi faccio ok e poi faccio ancora così e ci metto l'esempio, es 1, ok?
anzi, diciamo così, vediamo se funziona. Progetti, PyCharm, ES1, ok? Mettiamo anche un underscore qua, tanto per. Poi virtual environment, questo è l'interprete, vedete che è un Python 3.8, per cui è giusto, in alternativa qui ce ne sarebbero degli altri, ma chiaramente suggerisco quello standard che dovrebbe andare bene. Ok, quindi direi che qui procediamo così. Ci impiega un attimo a caricarsi. Ok, impiega un attimo perché sta creando un ambiente virtuale che è tipico di Python, che permette di avere librerie diverse per programmi diversi. Quindi vedete che sta installando tutti gli effetti delle cose. Vedete, questo uninstalled è perché è dovuto al fatto che prima c'era già Python installato, io poi l'ho disinstallato. Ecco, vedete che ha funzionato. Allora, questa è la versione Edu, è una versione semplificata, però funziona bene, non ha nessun particolare problema. Adesso un attimo ancora perché sta ancora lavorando. Ok, ha terminato. Vedete che qui, vedete, se io clicco su Execute e lui esegue, vedete che mi mostra la console. Ok? Questa, se volete, è una Python console. Ah, vedete, attenzione, qui Windows Defender ha bloccato alcune funzionalità di questa app. Vedete che io direi che possiamo fare una cosa del genere e poi consenti accesso. Naturalmente la faccenda è un po' delicata, ma è indispensabile. Ok, quindi per esempio io potrei fare print ciao e vedete che lui mi stampa ciao. Ok, questa è la console. Qui siamo nella modalità run. Vedete, io posso cliccare anche qui sopra, lui finisce. Vedete che qui il programma, se avete visto gli altri filmati, è molto semplice. Non fa altro che, vedete che qui c'è sostanzialmente una funzione print hi. Poi dopo c'è semplicemente il corpo principale del programma. Se il nome è uguale main, print hi PyCharm, cioè gli passa PyCharm e questo stampa hi PyCharm, da cui hi PyCharm. Okay? Ora, quello che volevo farvi vedere anche qui, c'è anche nel Mac, vedete che se io vado qua e anziché con il tasto, vedete, se voglio vedere tutto il codice, posso per esempio fare un po' così, mandare tutto schermo, insomma, fare le solite cose. Se io voglio per esempio debuggare questo codice, cosa significa debuggare? Significa che io posso farlo funzionare a passi. In questo modo io sono sicuro del funzionamento e riesco a vedere che cosa succede. Quindi per esempio io metto un breakpoint qua e anche un altro qui. Vedete che non devo fare altro che cliccare. Cosa significa? Significa che quando io farò partire il debugger, lui in realtà si fermerà al primo breakpoint. Notare che il primo breakpoint che incontra è questo, ma non è questo, perché la funzione viene saltata e si parte da qua. Per partire in questo modo faccio tasto destro e vedete che mi viene run main, step through main. Notare che quest'icona, questa specie di insetto, è appunto il bug, ed è la stessa icona che trovate sulla versione community e sulla versione professional, ma non è questa una grande differenza. Vedete che a questo punto è partito. Ok, lo facciamo procedere. Ecco, vedete che si è fermato qua. Adesso lo facciamo andare avanti di un passo. Vedete che lui passa dentro la funzione e poi ha finito perché vedete che qui dentro ha stampato quello che doveva stampare. Ok? Vi faccio vedere brevemente la stessa cosa che vediamo con il Macintosh. Allora, facciamo così. Ecco, vedete, qui avevo già a disposizione già pronta
la directory, control C, la directory che punta al materiale didattico. Quindi adesso noi lanciamo per esempio Firefox, facciamo control V. Finiamo nella directory del materiale e vedete che qui abbiamo la directory, la scarichiamo, in realtà io qui ce l'ho già ed è questa, Python, quindi per esempio prendiamo numeri primi, vedete che numeri primi questo è già un file Python, quindi per esempio lo possiamo aprire, editare con qualcosa che me lo faccia semplicemente vedere, vedete che lui già mi suggerisce PyCharm, però io preferisco il blocco note. Allora io adesso faccio copio questo pezzo qui, CTRL C, mi sposto su PyCharm, poi vado qui sopra, qua, accidenti, no, scusate. Ecco qua, adesso ce l'ho fatta, CTRL V e vedete che io qui sono riuscito a copiare il mio programma. Okay? I breakpoint, cioè i punti in cui si deve fermare il programma, non sono più gli stessi, li cancello qua e per esempio io mi metto un po' più su qui e metto un breakpoint qui e poi ne metto un altro qui, ok? Tanto per dare l'idea. A questo punto lo lanciamo, vedete se io lo lancio normalmente, lui qui sotto mi chiede il numero primo da controllare, io gli metto 5 e lui mi risponde sì, cioè il numero è primo. Ok? Però vi dicevo, lo voglio provare a lanciarlo con il debugger, quindi tasto destro qui sopra, step through main, ok? E vedete che lui si è fermato al primo breakpoint, ok? E quindi io a questo punto, per esempio, posso andare avanti di 1, vedete? E vado avanti di 1, notare che lui è comunque bloccato perché sta aspettando l'input da tastiera, vedete? E io qua ci metto di nuovo 5, lui si sblocca, va a quello dopo. Se io voglio procedere, diciamo andare fino al prossimo, io vado avanti e questo lo fa andare avanti fino al prossimo breakpoint. Notate che qua ci sono le variabili e sono pronte da vedere, vedete? Queste sono, diciamo, variabili speciali, ma queste sono le variabili interne al nostro programma. Se poi io adesso voglio andare avanti ancora a passi, vedete? Io posso fare per esempio così e vedete che finché divisore è diverso da numero, divisore vale 2, numero vale 5, quindi è diverso, e quindi io vado avanti. Vedete, posso usare anche F8 se voglio ottenere lo stesso risultato. Entro quindi all'interno del mio ciclo. Se numero è diverso da numero diviso divisore per divisore, l'abbiamo già visto negli altri filmati, procedo, altrimenti vedete che ovviamente qui il numero è primo e quindi quando quello arriva a 5 esce fuori e mi dice che il numero è primo. Okay? Volendo noi lo potremmo lanciare nuovamente. Usando un altro numero, ok? Un altro numero, quindi facciamo così, numero da controllare, mettiamo 4, che non è primo, andiamo avanti, allora numero minore di 1 va bene, quindi qui procediamo, divisore 2, ok, procediamo, il numero è primo, true, ok, va bene, queste erano le inizializzazioni, vedete che lui sta confrontando il 2 con il 4, viene fuori la divisione corretta perché 4 diviso 2 non lascia resto, per cui divisore uguale numero per uscire dal ciclo e poi di qui rientra e stampa che il numero è primo, no. Ok? Bene. Allora, direi che con questo abbiamo terminato la visualizzazione di PyCharm. Come piccola aggiunta, ora ho fatto reboot del computer al fine di normalizzare i path. Ora, se io faccio
Command, e a questo punto lancio PyCharm, la versione normale. Vedete che lui continua a dirmi che voglio lanciare un eseguibile a 32 bit, ok? Quindi non è quello che vogliamo, lo stesso errore lo dava già prima. Però se io adesso faccio PyCharm 64, Enter, vedete che lui è partito e no, io, senza che io facessi assolutamente nulla, ha ricaricato il programma che prima stavamo manipolando. Ok? Poi a questo punto, se io voglio uscire, posso ovviamente fare file exit. Mac OS X, vediamo dunque come installare Python sul Mac OS X. Questo è un computer di fatto appena installato e vedete che ha in particolar modo la, come versione del sistema operativo, Catalina 10.15.6. Vi ricordo che entro la fine del 2020 dovrebbe arrivare una nuova versione chiamata, se non ricordo male, Big Sur, che dovrebbe poi avere la caratteristica di funzionare anche sui processori ARM. Mentre qua vedete abbiamo dei processori Intel. Ora procediamo per vedere se abbiamo Python già installato, perché Python in realtà già è già installato sul Mac. Devo far partire un terminale. Io vedete qui ho già l'icona del terminale. Se voi non avete l'icona del terminale, vediamo brevemente cosa che avevamo già visto. Io apro un Finder, vado dentro le applicazioni, vado al fondo Utilities. E poi lo faccio partire di qua. Oppure, se volete, con il mouse io posso trascinarla qua. Vedete? Trascino qui in modo tale da avere l'icona sotto nella barra. Ok? Bene, allora facciamo partire. Ingrandiamo un po'. Command più. Vi ricordo che sotto Linux è Control più. E proviamo a far partire Python. Vedete? Io Python, vedete che lui è partito correttamente, ma la versione 2.7 che per il nostro corso non va bene. Allora io potrei fare Python, vedete, faccio tab, vedete che ho varie versioni e in particolar modo avrei anche la versione 3. Ora io faccio Python 3 e vedete che lui mi dice che devo installare del software. Io gli dico sì, dovrebbe funzionare. Okay, quindi se voi semplicemente andate avanti, vi dovrebbe installare il tutto. Okay? Adesso qui non lo facciamo, anche perché non, in certi casi può anche non funzionare. E diciamo che in generale, se funziona, alla fine avrete il Python e Python 3. Quindi per il momento chiudiamo qua. E quindi vedete che noi abbiamo Python 3 che in questo momento, come vedete, non è installato. Allora, come facciamo dunque ad installarlo? Allora, io qui ho puntato il browser su python.org e vedete che a questo punto io posso fare download e vedete che lui già mi suggerisce Python 3.8.5 per Mac. Vedete che io lo apro con un installer, vedete che è 28,8 MB. Ora lui me l'ha scaricato, qui c'è a disposizione la fibra e funziona bene. Vedete qui ho installato tutta una serie di gadget per vedere lo stato del computer. E vabbè, benissimo, allora installiamo pure, quindi facciamo continue. Vedete è molto semplice, non dobbiamo fare altro che continue. Siamo d'accordo con l'installazione, ci vorranno circa 120 MB. Qua mi chiede ovviamente la password di amministratore, la fornisco. A questo punto lui provvede con l'installazione. Ok, allora qui è comparsa questa finestra, questa la lasciamo qua. Benissimo. Successfully installed, perfetto. E qua mi dice: vuoi cancellare l'installer di Python? Sì, non me ne faccio più niente. In sostanza prende quel file che ho scaricato e lo sposta dentro il bin, che sarebbe il cestino, questo qui. Ok, benissimo, va bene, perfetto.
Perfetto, allora vedete che Python 3.8, vedete dove è messo, è dentro le applicazioni. Okay. Infatti se io vado per esempio dentro le applicazioni, vedete che io ho qui dentro Python 3.8 e quindi ci siamo. Adesso proviamo a farlo partire con il nostro Python. Vedete che io adesso faccio 3. Vedete che lui continua a non trovarmi quello in questione, però se io vado qua, applicazioni, cosa del genere, vedete che lui mi dice l'interprete USR local bin Python 3. Quindi in realtà adesso qui stiamo ripassando brevemente quello che avevamo visto prima, però vedete che Python 3 è usr bin Python 3. Ma se io ci scrivo usr local bin Python 3, vedete che lui è partito correttamente, è un 3.8.5. Io adesso per uscire di qua, vedete, io premo Ctrl D ed esco. Altrimenti in alternativa potrei fare quit ed uscire. Okay? Se usate altre scorciatoie di tastiera, per esempio Ctrl Z, vedete Ctrl Z non ha funzionato perché apparentemente sono uscito, ma se io faccio jobs mi dice che è ancora funzionante. Ora se io faccio foreground 1 lui me lo riprende e a quel punto io posso fare Ctrl D ed esco e questa volta non c'è più. Abbiamo un pochino ripassato quello che avevamo visto negli altri filmati. Comunque, quello che conta è che qui in questa directory noi abbiamo Python regolarmente installato. Passiamo ora all'installazione di PyCharm. A cosa serve innanzitutto PyCharm? È un IDE, cioè un Integrated Development Environment, cioè sostanzialmente un sistema che permette di sviluppare software, perché i programmi scritti in Python, come avrete visto negli altri filmati, sono nient'altro che dei file di testo scritti nel linguaggio Python, così come si può scrivere in C o in altri linguaggi di programmazione, e serve un sistema per compilare e trasformare questo codice nel linguaggio macchina. Python è un linguaggio interpretato, a differenza del C, che è un linguaggio compilato, però non è poi così differente. Per il corso di informatica si è scelto come IDE questo programma che si chiama PyCharm, che è in realtà un programma commerciale, che però è offerto vedete qui c'è l'indirizzo su cui dovete andare, vedete che è offerto in realtà in diverse versioni. Se vedete io vado qui su download, vedete che mi viene offerta la versione professional in free trial, quindi questa va ovviamente richiede una licenza e poi community, questa è open source, quindi può essere utilizzata liberamente. Tuttavia è possibile ottenere una licenza per la versione professional considerando che, essendo studenti, in questo caso del Politecnico di Torino, seguendo una procedura è possibile ottenere la licenza. Per il corso di informatica del primo anno la professional è superflua, nel senso che è eccessiva. La community va bene, però sempre per il primo anno noi abbiamo scelto una terza versione che qui non c'è e la possiamo cercare così. PyCharm Edu, che è un'altra ulteriore versione, che è educational, okay? Che è sostanzialmente un po' come la community. Se io vado su download free, vedete che posso scaricare vedete che è free e open source, è licenziata con la licenza PASH, che pertanto è pienamente open source. Bene, io adesso cosa faccio? Mi scarico. Vedete, posso tranquillamente andare qua. Vedete che lui mi ha già scaricato il tutto. Io faccio così. Vedete
Vedete che me lo sta installando. Vedete, per completare l'installazione trascino questo oggetto dentro ad applicazioni. Vedete, lui ha terminato. Se io adesso mi prendo un altro Finder, Command N, e vado dentro ad applicazioni, dovrei trovarmi il PyCharm, eccolo qua, vedete? PyCharm edu.app, ok? Questa è la mia applicazione. Se io adesso voglio per esempio aggiungerla tra le icone, vedete, io non faccio altro che trascinarla e metterla per esempio qua, ok? Bene, allora proviamo a, innanzitutto questo lo possiamo chiudere, sganciamo col tasto destro il disco relativo, così questo abbiamo terminato. Questo lo possiamo anche chiudere e a questo punto possiamo lanciarlo. Vedete, io lo lancio. Vedete, lui mi dice che è un'applicazione scaricata da internet. Sei sicuro di volerlo aprire? Sì, in questo caso sì, quindi noi facciamo open. Vedete che mi arrivano, vedete, notifiche, nelle notifiche, io personalmente faccio do not allow. Bene, allora, privacy policy, ovviamente io qui devo accettarlo perché altrimenti non posso procedere. Vedete che lui mi dice, lui mi chiede a questo punto se voglio spedire delle statistiche, in pratica quando io utilizzo il mio programma, mi chiede se io voglio spedire delle statistiche sull'utilizzo. Sono, vedete, statistiche di tipo aggregato, decidete come preferite voi, io però preferisco non mandarle. Ora, a questo punto vedete che, siccome questa è una versione customizzata appositamente per scopi didattici, avete la versione per, tra virgolette, lo studente e il docente, partiamo pure con la versione studente. Eccolo qua. Quindi PyCharm è pronto, ok? Allora magari facciamo una cosa. Allora abbiamo anche bisogno di un programmino in Python. Allora io vado a ripescare, se voi andate sul portale della didattica troverete questo link a questa directory di Dropbox e io prendo questo materiale qui e lo scarico. Eccolo qui, save file, anzi archive utility, va bene. Ok, me l'ha scaricato, me l'ha messo dentro download. Adesso io magari prendo questa finestra, la piazzo qua e questa finestra anche qua. Perfetto. Così stiamo più comodi. A questo punto vedete che qui dentro, questa è la directory con il materiale di azzeramento, vado dentro a Python e per esempio vado a prendermi il programma con i numeri primi. Vedete io qua, questo lo posso aprire, per esempio, scusate, e lo posso prendere e trascinare dentro un editor di testo, il TextEdit. Anche qui volendo faccio command più così lo ingrandisco un po' e si vede meglio. E questo è un esempio che abbiamo visto nei precedenti filmati. Ok? Bene, allora proviamo a realizzare questo programma con PyCharm nella versione edu. Quindi cosa faccio? Nuovo progetto. Vedete, innanzitutto devo decidere dove mettere questo progetto e vedete che a questo punto lui mi prende una directory all'interno della mia home, user smonto, naturalmente la posso cambiare, posso decidere un po' come mi pare piace e gli metterò un nome, a questo punto gli mettiamo un nome, numeri primi, ok? Notare che ho messo underscore per non lasciare spazi, benissimo, quindi qui è tutto a posto. Vedete, questo è l'interprete che lui utilizzerà. Ora, se ci fate caso, io qui, quello che abbiamo appena installato prima, è dentro USR local bin Python 3. Ma questo è un Python molto semplice e quindi se voglio, io vedete, questi sono tutti gli altri
Python che ho, in realtà non sono tutti effettivamente utilizzabili. Vedete, c'è anche un usr bin Python 3. Vedete che se io faccio usr bin Python 3, vedete che è quello che mi faceva partire l'installer prima, e quindi non è quello buono. Per esempio, questo potrebbe essere 2.7. Invece questo, usr local bin Python 3, è questo qui, cioè quello che abbiamo appena installato. Pertanto, se non vi dovesse funzionare subito al primo colpo, verificate che l'interprete di base sia giusto. Ok? A questo punto vedete che lui mi chiede: vuoi creare un main.py? Ricordo che py è l'estensione del file Python. Vuoi creare un file main.python come partenza? Sì. Benissimo, lui adesso parte. Ci impiega un attimo perché mi deve creare un virtual environment e all'interno mi mette quello che mi serve. Vedete, questo è il main.py. Ok? In particolar modo, adesso, una volta ottenuto il main.py, vedete che io lo posso vedete, modificare, posso fare tutta una serie di cose e vedete che questa versione è un po' semplificata rispetto all'altra. Nel momento in cui abbiamo lanciato il nostro PyCharm Edu, possiamo vedere che lui ha creato un programma di esempio, lo possiamo lanciare. Vedete, se io faccio clic con il tasto sinistro del mouse o comunque sul touchpad, vedete che lui qua sotto mi dice Hi PyCharm, perché vedete che questo pezzo di codice definisce una funzione e dopodiché dice se il nome è uguale a main, usa la funzione, gli passa PyCharm e nella funzione scrive stampa Hi PyCharm, che era quel nome che gli è stato passato, che è questo esattamente. Però la cosa interessante è che si può anche procedere per passi. Vedete, se io voglio lo lancio tutte le volte che mi pare, però se io, stando sempre sul triangolino verde, uso il tasto destro del mouse, quindi in particolar modo in questo caso uso la due dita sul trackpad, vedete, io posso fare step through main e a questo punto mi cambia un pochino la finestra. E io ho a disposizione il debugger, per cui vedete se io metto due breakpoint qua, dopodiché io vado avanti un passo alla volta, vedete in realtà lui parte di qui, mi fa un altro passo e poi qui, vedete, mi stampa il risultato della console, quindi semplicemente se io qua posso fare, vedete, così e mi viene più facile da vedere. Bene, proviamo allora a sostituire questo programma con quest'altro. Allora, facciamo così. Prendiamo questo programma qui, lo copiamo, Command C, poi facciamo così, cancelliamo questo, Command V, eccolo qui. Ok? Vedete che noi abbiamo il nostro programma pronto. Togliamo i breakpoint, basta cliccare con il tasto sinistro del mouse, vedete il programma termina qua, qui non ci sono funzioni, per cui io metterei un breakpoint qua e magari anche un breakpoint qua, giusto per cominciare. Allora, se io lo faccio partire normalmente, adesso magari lo allarghiamo un po', così non abbiamo problemi. Se io lo faccio partire normalmente, vedete che lui mi dice inserire il numero da controllare, io gli metto 5 e lui mi dice che il numero è primo, sì. Benissimo. Allora, proviamo quindi a debuggarlo a tutti gli effetti. Allora, io faccio step through main, vedete che lui si ferma qui perché c'è il primo breakpoint. Se io lo faccio andare avanti di un passo, vedete, step over. E lui è andato avanti di un passo e qui mi chiede il numero, mettiamo di nuovo 5. A questo punto lui è andato avanti di 1, finisce dentro il ciclo while e a questo punto se io voglio lo faccio andare avanti, vedete che in questo caso while numero minore o uguale di 1 non capita, finisce lì dentro, divisore
uguale 2, andiamo avanti. Il numero è primo, vedete qui ci sono le variabili che vengono viste man mano e a questo punto vedete che mentre il divisore è diverso dal numero, vedete che il divisore vale 2 e il numero vale 5. Okay? Quindi in questo caso lui entra all'interno del while, quindi io posso andare avanti. Se numero uguale all'intero di numero diviso divisore per divisore, il numero è primo. Uguale false, ok? Altrimenti divisore uguale divisore più 1, lui continua, vedete? Quindi qui sta provando con il 3, poi prova con il 4 e infine prova a dividerlo. A questo punto ci siamo, perché divisore uguale numero, per cui il numero è primo è true, per cui se il numero è primo, quindi il numero primo vale true, print il numero è primo. Che è esattamente quello che uno si aspetta. Okay? Se poi uno vuole lanciarlo nuovamente senza debugger, clicca semplicemente qui e qua per esempio io ci metto 41, tanto per cambiare un po', e il numero rimane primo. Okay? Pertanto abbiamo visto sostanzialmente l'utilizzo, l'installazione e l'utilizzo di PyCharm nella versione Edu. Python Tutor. Durante il corso di informatica utilizzeremo PyCharm come editor e IDE principale, ma utilizzeremo anche ampiamente un altro tool che è Python Tutor. Vedete che io qua l'ho trovato semplicemente facendo una ricerca con Google. Se io clicco qui, vedete che mi ci manda. Ora, questo oggetto è molto diverso da PyCharm, però è estremamente utile per scopi didattici e questo è il motivo per cui lo utilizzeremo. Ora, guardate qua, vedete se io clicco qui, vedete che lui mi mette a disposizione questo tipo di interfaccia che sembra povera, però adesso vediamo che cosa succede. Adesso prendiamo il nostro esempietto, lo copiamo e lo incolliamo qui dentro, ok? Poi lo facciamo partire in live programming mode, allarghiamo un po' questo, in modo tale da avere adeguato spazio, e dopodiché vedete che questa freccia rossa indica il punto in cui è, vedete? Next line to execute, e in verde c'è line that just executed, cioè appena eseguita. Però, in particolar modo io posso anche mettere, vedete, di fatto posso mettere dei breakpoint a piacere, nel senso che posso fermarmi dove mi pare, in quanto se io faccio next, vedete che lui va avanti di 1. In questo caso non va avanti perché aspetta che io gli inserisca il valore, per esempio 5. Poi faccio submit. Vedete che lui mi visualizza questo oggetto e questo qui è la variabile numero. Okay? Vedete che qui questa è la linea appena eseguita e questa è la linea che è la prossima ad eseguire. Se io vado avanti così, vedete che lui mi fa vedere esattamente il flusso delle istruzioni. Rispetto a un debugger classico, questo ha un notevole vantaggio dal punto di vista didattico, cioè che si può anche tornare indietro, vedete? Che ha una certa comodità. Per esempio qui first torna addirittura all'inizio, last arriva al fondo. Ok? Questo ovviamente ha una notevole utilità pratica, funziona però bene soltanto per programmi un po' piccolini. Notate che si possono anche scegliere varie versioni, diverse versioni di Python, ma in realtà questo non ci interessa perché noi qua siamo interessati, vedete, a Python 3.6, volendo si potrebbe anche scegliere la 2.7. Infine, un'ultima, quindi vedremo Python Tutor che è particolarmente utile quando avremo delle strutture dati un po' più complesse, per esempio, insomma, delle strutture dati più difficili da visualizzare rispetto a una semplice variabile come questo programmino. E poi vedremo anche, ci servirà forse, e magari potrà servire anche a voi, questo altro tool, che insomma, mi piace un pochino meno, se devo essere sincero, però esiste e vedete che si chiama REPL, REPL.it. Io clicco qua, Start Coding, e
Vedete, qui posso addirittura scegliere un gran numero di linguaggi di programmazione. Scelgo Python, create REPL, e vedete che lui sta facendo partire questa specie di sistema remoto. Io adesso faccio command V e incollo qui il mio codice, e poi a questo punto lo posso far girare, lo posso far partire, e così via. Ok? È sostanzialmente un sistema online, per cui gira su di un sito web, per cui è accessibile in ogni dove, in ogni momento, senza ulteriori difficoltà. Notate che anche Python Tutor ha la stessa caratteristica, perché vedete che noi stiamo girando su di un sito web remoto, non stiamo utilizzando il calcolatore locale. Quindi abbiamo visto in questo mini spezzone Python Tutor, che ci sarà molto utile quando ci saranno delle strutture dati più complesse, e REPL.it, che magari potrebbe essere utile in alcuni casi. Linux. Vediamo dunque come installare Python e PyCharm su Linux. Siccome, come avrete visto nei precedenti filmati, io avevo messo a disposizione una macchina virtuale, e la macchina virtuale in questione aveva la versione 18.04, vedete che qui dentro VirtualBox si vede, è ancora questa. Tuttavia, nel frattempo è uscita la 20.04. Ricordo che 20.04 significa 2020 e 04 significa aprile. Quindi conviene prendere l'ultima versione, anche perché ha Python già di fatto installato sopra nella versione che serve a noi. Per cui, come possiamo fare? Vedete, basta scaricare download Ubuntu Desktop. Quindi si scarica la 2000, la 20.04 LTS, che sta per Long Term Support, quindi con diciamo, un supporto garantito per 5 anni. E poi si fa download, ok? Naturalmente ci va un attimo. Dopodiché, adesso questo no, diciamo che lo possiamo chiudere. E dopodiché perché? Perché io in realtà lo vedete, l'ho già installato, l'ho già copiato qua, ok? Quindi adesso noi dobbiamo semplicemente installarlo. Per installarlo vi ricordo che noi lanciamo VirtualBox. Creiamo una nuova macchina virtuale. Notate che la macchina virtuale che stiamo creando qui è quella che poi metterò a disposizione, quindi avrete esattamente questa macchina virtuale a disposizione. Quindi la chiamiamo Ubuntu 20.04, ok? Vedete che è un type Linux, Ubuntu 64 bit, va bene. La quantità di memoria gli diamo 4 giga. Questo computer ha 16 giga, quindi non presenta problemi. Se doveste avere un computer con meno memoria, riducete questo numero, ma non troppo, perché altrimenti poi diventa davvero troppo lento. Poi create virtual hard disk now. Notate che tutto quello che vi sto facendo vedere è già negli altri filmati, e sto solo ripetendo per evitare, cioè, per rendere le operazioni più veloci. Next. Allocato dinamicamente, il disco gli mettiamo 40 giga, tanto non li occupa perché l'allocazione è dinamica. Dopodiché, vedete che noi andiamo qua, facciamo settings, andiamo su storage, empty, agganciamo il disco che è qui. Notate che se non lo trova immediatamente dovete fare choose e disk file, andate sul desktop, ok? E poi dal desktop lo andate a prendere e siamo a posto. Va bene? Bene, quindi qui facciamo ok, e a questo punto questa la facciamo partire. Durante il tutto è anche possibile che io poi debba tagliare delle parti giusto per velocizzare il filmato, ma questo è un altro discorso. Vedete che lui sta partendo con l'installazione. Notate che ovviamente è a 64 bit.
Ora qui noi facciamo install Ubuntu. Si era nascosto. Allora, tastiera, la tastiera di questo computer è italiana. Giusto per fare un test, per esempio, questa è una A accentata. Va bene. Continuo. Allora, vedete, installazione normale, sì, download updates while installing Ubuntu, quindi lui salva, scarica direttamente mentre installa. Direi che possiamo andare avanti. Ovviamente mentre visualizzate il filmato potete accelerarlo o anche saltare delle parti, insomma fate quello che volete. Ok, allora vedete Erase Disk and Install Ubuntu, naturalmente il disco virtuale, quindi non c'è nessun problema, per cui procediamo. Vedete, viene formattato naturalmente, naturalmente parliamo sempre del disco virtuale. Vedete che lui ha capito che noi siamo nella zona di Roma, intesa come, insomma, come zona dal punto di vista dell'orario. Allora, noi qui scriviamo test, dopodiché mettiamo come password test. Naturalmente una password assolutamente non accettabile, però giusto per fare questi esperimenti va bene, quando lo farete voi fate quello che ovviamente ritenete più opportuno.
Ok, ragazzi, come potete vedere l'installazione è terminata. Vedete che qui c'è scritto You need to restart the computer in order to use the new installation. Noi lo facciamo. Vedete, please remove the installation medium, che sarebbe il disco. In questo caso noi andiamo a vedere qui e vedete che lui l'ha già rimosso, è stato VirtualBox stesso che l'ha rimosso per noi. Fosse ovviamente un disco fisico, fosse un'installazione fisica, uno dovrebbe andare lì e rimuovere fisicamente il disco. Per cui io premo Enter. Come potete vedere c'è qualche errorino, qualcosa che non va, c'è sempre, ma benissimo. Allora, utente test, password test. Ci siamo, vedete? Connect your online accounts, ma io francamente questa cosa facciamo tranquillamente skip. Live patch, sì, direi che non, normalmente direi che non ci serve. Anche questo, no, don't send system info. Next. Privacy, vedete, allow application to determine your geographical location. Vedete, io posso fare così, che io francamente no. Next. You're ready to go. Vediamo ancora un attimo. Va bene, done. E abbiamo a tutti gli effetti il nostro sistema. Vedete che la risoluzione fissa è molto piccola, ma insomma è un problema relativo perché adesso sistemeremo anche questo. Quindi vedete, io faccio così. Terminal. Eccoci qua. Benissimo. Allora, prima cosa da fare è installare un po' di cose, ne approfittiamo. Allora, vi ricordo che si fa sudo apt install, installiamo tutta una serie di cose. Nano, diciamo che cerchiamo di replicare un po' la configurazione dell'altra macchina virtuale, solo che là ovviamente avevo fatto tutto per benino, con calma. Scusate. Qui invece ci sbrighiamo rapidamente. Ok, non dovrebbe più esserci nient'altro. Nano è un editor, GIMP è il programma per editare le immagini, Nmap serve a effettuare attacchi di rete, OpenSSH server è il server SSH, fondamentale per la comunicazione. Vim è un altro editor, Make e Perl mi servono per altri scopi, cioè per il funzionamento interno. Mi chiede la password. Vedete che lui vuole scaricare 300, no, scusate, vuole scaricare 59,5 MB. Continue, yes. Adesso deve installarli. Ok,
Perfetto. Adesso il passo successivo, se io faccio Python, vedete, faccio Enter, vedete che lui mi trova, in realtà devo fare Python 3, e vedete che lui mi trova la 382, quindi funziona correttamente. Okay? Allora, la prima cosa da fare adesso è installare le guest additions. Ecco qui. Benissimo, vediamo un po' se funziona. Mi chiede la password. Ok, return to close this window. Bene. Direi che ci siamo. Allora, per massima sicurezza facciamo reboot. Sì, facciamo pure power off, restart. Adesso, se le guest additions hanno funzionato, dovrebbe essere possibile aumentare la risoluzione. Ah, qui c'è anche un messaggio di VirtualBox. Vediamo se funziona. Allora, test. Vi ricordo che io preferisco procedere in piano sequenza, in modo tale che voi abbiate un'idea precisa del funzionamento, perché altrimenti purtroppo molti filmati che si trovano su YouTube sono ovviamente montati e come tali a volte contengono delle. Ecco, vedete che le guest additions hanno funzionato, per cui adesso io posso aumentare la risoluzione in modo significativo, in modo tale da avere un computer utilizzabile. Ora devo ancora soltanto fare una cosa, in particolar modo devo andare qui, shared folders lo lasciamo stare, shared clipboard, facciamo bidirectional. In questo modo posso fare copia e incolla dal computer alla macchina virtuale e viceversa. Sono tutte cose che abbiamo già visto. Bene, allora, abbiamo già visto che, allora, riapriamo un terminale. E vedete quindi se io faccio Python. Scusate. Faccio tab, vedete che mi viene Python 3. E in effetti ha funzionato correttamente. Benissimo. Allora, adesso dobbiamo installare, quindi Python già funziona correttamente perché fa già parte della distribuzione 20.4. Dobbiamo installare PyCharm. Per installare PyCharm è bene installare quest'altro pezzettino di Python, altrimenti poi ci sono dei problemi. Python l'ho tenuto separato per sottolineare che la sua utilità è particolarmente legata a PyCharm. Vedete, sudo apt install python 3.8 -dist utils via. Passo al test. Benissimo, adesso installiamo PyCharm. Vi ricordo che PyCharm, forse avrete già visto gli altri pezzi del filmato, PyCharm è disponibile nella versione professional, nella versione community e nella versione edu. Okay? Noi qui installeremo la versione edu, ma nessuno vi vieta di installare
di installare le altre versioni. Nella guida che c'è sul portale ci sono anche i dettagli. Comunque, in generale, si tratta di rimpiazzare Educational con Community. Adesso sudo snap, vedete che sotto Linux è particolarmente facile. Install PyCharm trattino educational meno meno classic. Ok? In questo modo, utilizzando quest'altro tool interno a Linux, si può installare PyCharm nella versione educational in un colpo solo. Notate che se voi volete installare la community, al posto di educational dovete scrivere community oppure professional, a seconda di quello che vi serve. Procediamo. Ok, fatto. L'installazione è finita. Ora, se noi lo vogliamo far partire, facciamo PyCharm, mettiamo la E commerciale così lo mandiamo in background. Lui ovviamente deve tritare un po'. Eccolo qui, vedete, qui è esattamente come per gli altri sistemi operativi. Confermo di averlo letto. Io, come vi dicevo, preferisco non mandare le statistiche. Benissimo, vedete, prendiamo la versione studente. Vi ricordo che la versione community e la versione professional sono un po' diversi, ma bene, abbiamo bell'e che finito. Vogliamo realizzare un progetto nuovo. Realizziamo un progetto nuovo. Vedete, anche qua ci può convenire usare una directory che non sia home test PyCharm project, quindi per esempio possiamo andare in una directory, possiamo creare, diciamo così, poi qui mettiamo PyCharm progetti e poi facciamo es1, esempio 1, ok? Lasciamo progetti. Ah, ecco, vedete, qui c'è il Python, vedete, che l'ha trovato correttamente, quindi noi non dobbiamo fare altro che fare una cosa del genere. Lasciamo progetti ed è fatta. Vedete che mi ha creato una directory PyCharm progetti e dentro la directory PyCharm progetti, appena riesco, vedete che c'è una directory, una sottodirectory es1. Adesso lui sta procedendo a creare l'ambiente virtuale. Quindi sta installando ancora altre cose in modo trasparente. Eccoci qua. Ok? Allora, volevo soltanto completare il lavoro. Vedete che qui noi siamo in background, quindi abbiamo a disposizione. Se io vado qua e poi vado dentro es1, vedete che ci sono main.py e questo file qua. Adesso però volevo ancora fare una cosa. Allora, scusate, qui facciamo keep changes, qui il VirtualBox ha un po' dato i numeri, vediamo un po' se riesco a domarlo, ma altrimenti pazienza. Vabbè, non importa. Allora, facciamo così, va? Facciamo così. Allora, quello che mi interessava era qui caricare tutto il materiale del corso di azzeramento. Allora, io qui avevo questo filettino che mi ero creato. Facciamo così. Ctrl C, poi andiamo da questa parte, scusate ho sbagliato, andiamo da questa parte, lanciamo Firefox,
qui facciamo Ctrl V, vedete che ha funzionato il copia e incolla da Windows a Linux. Privacy notice non ci interessa in questo momento. Vedete, qui troverete, in questo sito troverete anche questa macchina virtuale, quindi non solo la Linux 18.4, ma anche la Linux 20.04, e in modo tale da avere tutto quello che serve. Ora, io quindi qui a questo punto faccio così, scarico questo oggetto, aspettate un attimo, che qui, eccolo qua, direct download, no! Aspettate, ho sbagliato a schiacciare. Direct download. Perfetto. Facciamo save. Adesso questo qui lo spostiamo un filino. Andiamo a prendere questo oggetto qui e lo mettiamo sul desktop. Vediamo se ci sono riuscito, non ci sono riuscito. E ci riproviamo. Uffa. Togliamo sta cosa qua. Poi. Downloads, lo mettiamo dentro desktop e siamo tutti contenti. Desktop, perfetto. Lo scompattiamo. Lo extract. Extract. Close. Perfetto. Vedete che qua ci siamo, chiudiamo questo che non ci serve più, questo ce lo teniamo lì, vedete che qui dentro questo è il corso dell'anno scorso, con tutto il materiale. Allora, ripartiamo, prendiamone uno che è lo stesso che abbiamo preso negli altri, adesso qui facciamo text editor perché altrimenti me lo apre direttamente. Facciamo Ctrl C, andiamo dentro PyCharm e facciamo Ctrl V. Perfetto, ok? Facciamo solo un po' di pulizia. Questo qui non mi serve più e questo neanche. Perfetto. Vedete che adesso il mio programma c'è, allora io se voglio lo faccio partire. Vedete? E mi dice inserire il numero, metto per esempio 3 e mi dice che il numero è primo, sì. Dopodiché vediamo anche qui quello che si vede con gli altri sistemi operativi, in modo tale che i vari filmati siano abbastanza indipendenti. Aspettate, questo lo abbassiamo un po' così. Perfetto. Ok, vedete che qui abbiamo questo triangolino verde che è quello che permette di lanciare, ma se io voglio tasto destro sul triangolino verde e vedete che mi fa step through main e questo è il debugger. Allora, come facciamo quindi qui per utilizzare il debugger? Qui avevo un breakpoint qua, lo togliamo, lo mettiamo qua. Un breakpoint è un punto di stop, un punto di rottura, no? Il punto in cui il programma si ferma quando vi arriva sopra. Per cui, in questo caso lui si fermerà lì. Se noi volendo ne possiamo ovviamente con un programma ne possiamo mettere anche più di uno, per esempio ne mettiamo un altro qui, notare che ho semplicemente cliccato con il mouse. Ora come faccio quindi a farlo funzionare? Vedete che tasto destro, clicco qua sul bug, no? Quindi il debugger, vedete che mi si apre questa finestra di debug, per così dire, e
Vedete che qui ho i miei due, adesso lo devo far partire, quindi vado qua, Resume Program, e vedete che lui a questo punto è qui sopra, giustamente, mi dice il numero da controllare, ci mettiamo questa volta, mettiamo un numero non primo, per esempio 6. Enter, vedete che lui mi arriva qui a divisore. Se io adesso voglio in un colpo solo arrivare direttamente al prossimo breakpoint, non devo fare altro che fare Resume Program. Lui sostanzialmente continua finché non trova il prossimo. Okay? E invece vedete che a questo punto lui mi dice, lui ha già fatto il conto perché questa era la parte più importante, e mi dice che il numero non è primo, false. Okay? Quest'ultima parte invece la procediamo a pezzi e quindi andiamo in step over. Le altre funzioni servono ad entrare all'interno di sottofunzioni, vedremo poi durante il corso, oppure potete cercare su internet ovviamente. Niente di che, se avete già programmato lo sapete già. E, vedete che sostanzialmente io posso fare step over e vedete che io entro a questo punto nell'if, se il numero è primo, il numero non è primo perché è false e lo posso vedere anche di qua e quindi lui mi stamperà il numero è primo, no, e in effetti vedete che e poi dopo termina naturalmente e questo è il risultato. Ok? Anche qui se io voglio salvare faccio semplicemente exit e lui, vedete, si è sicuro di uscire? Sì. E se io adesso rilancio PyCharm Educational, c'è sempre qualche problemino, i computer sono solo apparentemente perfetti, perché sono stati programmati in modo imperfetto. Vedete che qui parte PyCharm, mi carica l'esempio 1 e vedete che mi ha preso effettivamente esattamente il codice che avevamo appena inserito, quindi esattamente così come deve essere. Se io adesso faccio exit di qua. Aspettate un attimo che qui deve esserci ancora qualcosa, vedete, c'è ancora qualcosa che sta girando, lasciamolo finire per evitare problemi. Perfetto, adesso exit, siamo sicuri di voler uscire. Benissimo, allora vedete che adesso io dove sono? Sono dentro a test. Se io mi muovo dentro a desktop, vedete che ho varie cose. Material azzeramento BM 200, 2019 più lo zip e poi ho PyCharm progetti. Se io vado dentro a PyCharm progetti e poi vado dentro a ESO 1 e vedete che io ho i miei file, che sono uno in realtà è una directory ed è il VM, il Virtual Environment, ma main.py è il file. Infatti se io faccio così, altro non è, se io adesso apro un po' il terminale così si vede bene, vedete che non è altro che il file Python che abbiamo appena realizzato. Allora, come vi ricordo, questa macchina virtuale esattamente nello stato in cui è adesso, io mi limiterò semplicemente a fare shutdown e poi ad esportarla, la troverete anch'essa sullo spazio di Dropbox.